Adesso tocca a me, da lettore, di dire nel nome di tutti, ovviamente, una parola di ringraziamento, anche di stima, che tu guadagni assolutamente. Costituiamo qui oggi un gruppo numeroso, non solo qui nell'Aula Magna dell'IAC, ma anche via Zoom. Questa grande partecipazione dimostra che l'Istituto, il Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana, non è solo un luogo di ricerca, di scienza, un luogo di dotte lezioni e intelligenti seminari, ma anche un luogo di collegialità, amicizia, gioia e fede condivisa. Oggi è un giorno particolarmente emozionante, come avviene di solito quando un collega lascia la sua patria accademica dopo tanti anni per concedersi un meritato riposo. Nell'ambiente accademico questo saluto viene celebrato in modo molto semplice e senza pathos. Infatti l'interessato tiene la sua ultima lezione, poi chiude la cartella, tovaglietta e torna. Oggi è il turno di Filippo Pergola, che per quasi 40 anni, dal 1948 e 84, finora è stato professore straordinario e poi ordinario per forza di pieno titolo, topografia generale, metodologia e topografia dell'Orbis Christianus Antiquus. Hai fatto il professore per ben 4 decenni, hai tenuto circa 2.800 ore di lezione, se ho calcolato bene, forse di più, o calcolando in modo diverso, hai tenuto un seminario in blocco che va avanti giorno e notte della duratura di 4 mesi. Oggi i tuoi colleghi, i tuoi studenti, i tuoi amici del PIAC ti onorano e ti ringraziano per questo traguardo così importante della tua vita. Non è un giorno d'onore solo per te, ma per tutto il Pontificio Istituto, facoltà, studenti e collaboratori attivi e a riposo, che hanno avuto il privilegio di vederti come studente prima e come bibliotecario e professore poi per gli ultimi 52 anni, come tu hai già sottolineato. È un giorno d'onore anche al di fuori del Pontificio Istituto per tutte le persone e le istituzioni che hanno goduto della tua amicizia e collaborazione. Da un lato questo giorno speciale ci fa piacere, dall'altro ci rattrista, perché questo giorno segna anche un certo addio, dato che tra 2 settimane esatte, con il tuo 70° compleanno, andrai in meritata pensione. Il Pontificio Istituto ti deve un immenso ringraziamento. E questo intero giorno non sarebbe sufficiente per elencare tutti i tuoi meriti per l'istituto. Grazie a te che tu hai già menzionato alcuni meriti, così posso risparmiare qualcosa. La tua permanenza al Pontificio Istituto risale al, qui hai sbagliato quando hai parlato, fino al 1971, non 91, che hai detto, quando hai iniziato i tuoi studi a Roma, alla Sapienza e al PIA. Non senza la raccomandazione di un tuo zio sacerdote, quel famoso ormai celebre canonico, e non ci meraviglia il Vaticano, senza ti fu eccezionalmente concesso di iniziare gli studi al PIA alla tenera età di 18 anni. E come hai iniziato? Ho consultato gli atti. Tu sai che
il 16 giugno 1972 il tuo nome compare per la prima volta nei verbali del Consiglio Accademico, questo Consiglio Benedetto dei Geni dell'Istituto. E lì leggo, citazione, dopo gli esami di baccalaureato sono ammessi al baccalaureato, tra gli altri, Filippo Pergola con il voto bene probatus. L'ho detto per confortare tutti coloro che stanno facendo un po' di fatica all'inizio. Ma non potete intervenire volante uno, volante due adesso. Allora, ogni inizio è difficile. Est, soltanto l'inizio, è difficile, era difficile perché già un anno dopo, meraviglia, il 11 giugno 73, il verbale della tua tesina, dice sulla tua tesina, citazione, la regione del buon pastore a Domitilla dice, citazione, il padre Pastorona stima che i risultati importanti e nuovi per la conoscenza della regione sono stati stabiliti da questo lavoro e propone la nota summa cum laude. Un anno, è la mia trasformazione. Entro un anno. Da allora non hai più lasciato il Pontificio Istituto. Dal 4 novembre 76 eri bibliotecario. Dopo 8 anni sei diventato professore di geografia. Perciò hai fatto scuola. Il bibliotecario Aldo Nestori fece la stessa scelta e diventò dopo 9 anni professore di agricoltura. Sarebbe interessante sapere se anche la tua madre bibliotecaria desidera presentarsi. Dopo la licenza e il servizio da bibliotecario hai fatto carriera come un razzo. A 31 anni eri già professore appunto di topografia e poi i tuoi impegni a Roma, in Corsica e in Liguria ad Aix-en-Provence sono aumentati di anno in anno. E questa tua veloce carriera portava sempre come emblema la bandiera del PIA, ben visibile a tutti. Per te il Pontificio Istituto è stato davvero una vocazione di vita. Hai servito il Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana con una esclusività impressionante. Tra poco, nel 2025, festeggiamo il centenario di storia del PIA, dove tu sei stato per 52 anni. Quindi hai vissuto e contribuito a plasmare più della metà della storia dell'istituto. È proprio impressionante e si spiega soltanto perché avevi trascorso già 13 anni all'istituto prima di diventare professore. All'inizio della tua carriera hai ancora potuto conoscere il rettore onorario Enrico Iosi, questo mito di professore, che proveniva dalla quasi prima generazione del PIA, ma sei anche negli anni 70 arrivato a un punto di svolta positiva nella storia dell'istituto, che è indissolubilmente legato al nome di Pasquale Testino. Con la tua energia e le tue idee giovanissimo hai avuto un ruolo decisivo in questa svolta verso un istituto moderno e internazionale, non da solo ovviamente, ma insieme a tutti i tuoi colleghi. Non voglio e non posso contare le tue innumerevoli iniziative, seminari, conferenze, produttive, congressi, viaggi, scavi. Sei anche stato in grado di suscitare accese discussioni e polemiche. Il tuo temperamento è noto a tutti e alcuni ti definiscono addirittura un rivoluzionario o in francese un pomodorino. Ma è quello che ci si aspetta da un francese, anzi da un corso. È indubbiamente merito tuo se l'istituto ha avuto una rete francese molto forte a Roma,
i nomi sono già caduti, Perrier, Pietri, Duval. Purtroppo questa rete accademica, che in realtà ha sempre caratterizzato il Pontificio Istituto, si sta assottigliando sempre di più. Basti pensare solo anche ai professori francesi dell'Istituto, Henri Quentin, Félix Tarsi, Gervais Bumège e Patrick Sagot. C'è da temere che con la tua partenza ci sarà un grande vuoto e in un certo senso anche la Francia dirà addio all'Istituto. Hai dato davvero il meglio di te stesso, caro Felipe, hai profuso tutte le tue energie negli studenti, negli scavi didattici, nell'insegnamento e soprattutto nel tutoraggio dei giovani. Nel 2012 è tornata la tecnica degli scavi nel programma didattico, che però hai sempre praticato, ovviamente, anche senza ufficiale titolo. Questo è forse ciò che personalmente ammiro di più di te. Questa l'enorme coerenza, l'assoluta volontà di non lasciare mai gli studenti senza campagne di scavo, di fare sempre in modo che gli scavi continuassero, che ci fossero i finanziamenti necessari e che i giovani facessero esperienze per loro indimenticabili per tutta la loro vita. Certo, forse non hai trovato il tempo di pubblicare tutto quello che avresti potuto e dovuto a causa dei tuoi innumerevoli compiti organizzativi e ruoli internazionali. Ma forse questo è semplicemente in linea con il tuo carisma, quello di saper organizzare e di saper ispirare, indirizzare i giovani alla chirurgia, così da dare loro la speranza di poter avere successo professionale e felicità personale sul ampio campo della nostra disciplina. Che tu sia riuscito in questo intento è dimostrato dall'elevato numero, oltre 2 dozzine di studenti che hai accompagnato al dottorato, e non parlo di tutti quanti che hanno seguito la licenza. Ora è sufficiente quello che ho detto, e l'intero discorso potrebbe trasformarsi in un inutile elogio in cui qualcuno potrebbe chiedersi chi è questo enfant prodigio di cui stiamo parlando. In tal senso, il mio vecchio professore, che tu conosci sicuramente a Bonn, Ernst Assmann, aveva una certa ironia. Infatti, una volta, quando un suo collega fu salutato con una cerimonia dalla facoltà teologica di Bonn, disse a me: a volte si scopre solo al momento dell'addio con quale genio luminare si è lavorato. In realtà queste mie parole non sono un vano elogio, di cui non c'è affatto necessità nel tuo caso, caro Felipe. Tutti sanno quali enormi risultati hai raggiunto nella tua vita e che la chirurgia cristiana è semplicemente la tua vita. Vai in pensione, così come abbiamo recentemente salutato Danilo Mazzoleni e Carla Salvetti. Non dimentichiamo la dolorosa perdita di Fabrizio Visconti. Il Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana sta chiaramente entrando in un cambio generazionale per quanto riguarda i docenti. Tuttavia, una generazione d'oro che ha dato all'Istituto tempi d'oro sta, a mio avviso, consegnando un istituto vitale alla generazione successiva, che avrà il compito di inaugurare il secondo secolo con lo stesso entusiasmo. Credo, caro Felipe, che sia anche bello potersi salutare in modo tranquillo e pacifico. Ora altri buoi possono tirare il carro. Sono sicuro che questo addio sarà molto difficile per te, ma sono anche certo che sei anche serenamente felice di poterti lasciare alle spalle l'istituto. 50 anni, 52 anni sono più che sufficienti. Cosa dici? Sì. Personalmente
sono molto lieto che spetti a me, permettetemi questa dichiarazione personale, in qualità di lettore, pronunciare questa parola di commiato e ringraziamento a nome di tutti i colleghi, studenti, collaboratori e amici. È una splendida coincidenza perché tu mi hai portato all'istituto 22 anni fa. Sei stato rettore dal 1998 al 2004. La tua foto nella galleria del rettorato lo ricorda. A quel tempo, dopo la morte prematura del tuo amico Patrick Serpoli, la cattedra di liturgia e la geografia doveva essere messa nuovamente a concorso. Nel 2001 mi chiamasti nel mio piccolo appartamento di Neuss e mi chiedesti se avrei accettato la chiamata a Roma. Ricordo ancora molto bene quella telefonata. Una cosa del genere ci unisce, è una sorta di legame che rimaneva e che presto si è trasformato in amicizia. Caro Filippo, tra due settimane sarai emerito. È un bel titolo, è merito. Siamo tutti presenti felici per te e auguriamo a te e alla tua famiglia la benedizione di Dio. Io e Monsignor Dell'Osso vogliamo venirti a trovare presto a Ventimiglia. Anche se stai lontano, sarai sempre benvenuto qui nella tua via Napoleone al più tardi per la celebrazione del centenario. A tutto sano. Grazie caro Stefano, forse ho parlato abbastanza, però veramente due parole brevi. Ah sì? Allora, naturalmente chiudiamo anche qualcosa. Ma prima di questo vorrei leggere un breve saluto del professor Danilo Mazzoleni, emerito di epigrafia, che non poteva venire, e dopo questo saluto passerò il microfono virtualmente al professor Federico Guidobaldi, emerito di architettura del nostro istituto, che ci saluterà. Prima di me. Caro Filippo, sono davvero rammaricato di non poter essere presente alla tua lezione magistralis. Essendo ancora in convalescenza dopo l'intervento chirurgico, ma ti posso trasmettere i miei più sinceri auguri per questo importante evento a coronamento della tua lunga carriera Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana. Ricordo ancora quando ti vidi per la prima volta giovanissimo presentandomi dall'indimenticabile Monsignor Sciaccaro. Sono trascorsi più di 50 anni e il tempo veramente è volato. Fra pochi giorni entrerai anche tu a far parte dell'esclusivo club degli emeriti e dei pensionati illustri del Pontificio Istituto. E spero proprio che potremo avere tante altre occasioni di rivederci. Un abbraccio da Nino. Adesso passo la parola all'amico Guidobaldi. Mi sentite? Sì. Mi sentite? Si posso cominciare? Sì. Un saluto affettuoso a tutti i presenti e mi scuso di non essere io presente per motivi anche banali, ma sono presente certamente con lo spirito in questo istituto che anche per me è stata una casa importante, lo è tuttora. Ringrazio il nostro rettore per avermi dato l'occasione per aggiungere qualche parola in questo
nel pomeriggio dedicato a Filippo Regola, che come è stato ripetuto conosco da quasi mezzo secolo, nel quale mi lega una fraterna amicizia. Dato che il suo profilo scientifico è stato già direttamente trattato da Stefan Hyde, e farò riferimento piuttosto al Pergola privato, se mi permettete, cioè quello che conosco anche al di fuori del nostro comune impegno professionale e didattico. Come già sa chi lo frequenta più assiduamente, si tratta di una persona gioviale, dotata di uno spiccato senso dell'umorismo, cultore dell'amicizia e della convivialità, ospitale, discreto buongustaio e occasionalmente anche pallido cuoco. Ottimo pilota d'auto, poliglotta e giramondo, aperto e piuttosto curioso verso l'innovazione e particolarmente generoso in generale. Devo doverosamente avvertire però che questa rappresentazione è valida soprattutto per il Pergola in tempo di pace e può variare anche notevolmente se sta vedendo il Pergola da missione di guerra, ma questo ve lo spiegare meglio. L'escurso biografico curato per la miscellanea che qui si presenta mi ha permesso di, in effetti, di individuare una caratteristica costante della sua vita, una sorta di insanabile irrequietezza che riusciva a curare soltanto ingaggiando aspre battaglie in difesa di principi, di comportamenti o di linee di studio, eccetera. In questi casi Filippo indossa un'altra divisa e parte in missione. Non entro in merito sulle finalità delle missioni di cui si fa protagonista e profondatore, esse sono in effetti molteplici e variabili, sia nell'importanza che nella durata, e in ogni caso sono sviluppate anche in parallelo. Basta ricordare che una, forse la prima, della sua fase adolescenziale era stata addirittura quella della rivoluzionarietà, perché era impegnato nel campo dell'autonomia della Corsica e della Francia. Ma Filippo era allora troppo giovane, forse precoce, e non fu preso sul serio neanche da se stesso. Di tale missioni, forse la più duratura è quella che più ci riguarda, peraltro, ha avuto un obiettivo, quello è praticabile, anche condivisibile, del progresso dell'archeologia cristiana, che ha avuto come ambito di azione questo stesso nostro istituto. Ma non è di questo che volevo parlare, è stato infatti sul personale, volevo solo avvertire che il Pergola che ho prima descritto diventa pressoché irriconoscibile quando in faccia operativa in una delle sue missioni. La trovate infatti rigido, serioso, combattivo, fino ad essere aggressivo e aspramente polemico, senza la consueta cordialità, ma solo con la severità di chi si sente investito di un nobile e irrinunciabile mandato e difende valori e obiettivi non negoziabili. Comunque non vi lasciate impressionare, questa è solo la divisa che indossa quando è in missione di guerra. Io so che anche in questi momenti il suo senso dell'umorismo resta attivo, e lui stesso un po' si compiace dell'efficacia delle sue controffensive, spesso sostenute da principi in cui crede veramente e sinceramente. In fondo è sempre lo stesso, bisogna anche ammettere che le sue guerre non sono inutili e anzi sono state spesso coronate dal buon esito. Ad esempio la sua missione innovativa per l'archeologia cristiana e per il PIAC oggi si può considerare compiuta e si può affermare che Filippo lascia un istituto ringiovanito, come ha già detto Stefan, è promettente, aperto al suo futuro migliore, e lascia la sua cattedra con un possibile successore che garantirebbe direttamente la continuità della sua linea didattica. Comunque l'irrequietezza missionaria di Filippo non si estingue certo con la conclusione della sua didattica di Italia. E ho capito bene un'altra missione, certo più tranquilla, ma certo impegnativa e già iniziata da tempo, che dà come scopo la tutela e la cura della sua famiglia e magari un serio impegno nel settore dell'agricoltura o soltanto nel giardinaggio. Quando lo rincontreremo prossimamente, se non avrà trovato altre missioni battagliere, lo vedremo probabilmente senza divisa da battaglia, e allora saranno più evidenti le sue vere qualità umane, quelle del Pergola allegro e conviviale, dotato di uno spiccato senso dell'umorismo, aperto all'amicizia e allo spirito di gruppo, generoso con gli altri, soprattutto con i giovani, e sempre pieno di gioia di vivere e di una sincera e spontanea propensione per la comunicazione umana. Grazie.
Federico, adesso do la parola a due, al Monsignor Carlo Dell'Osso e al Dottor Gabriele Castiglia per la nostra sorpresa. Sì, dunque, di nuovo buonasera e benvenuti a tutti. Il nostro rettore ha parlato di una sorpresa che in realtà tanto sorpresa non è, ma comunque, come molti di voi sanno, l'Istituto ha deciso di omaggiare il festeggiato con un volume di scritti in suo nome, un volume che ho avuto piacere appunto di curare sia da Monsignor Carlo Dell'Osso. In questo volume sono confluiti gli studi di amici, ex allievi, collaboratori e quant'altro, e a nome anche di Monsignor Dell'Osso davvero vogliamo ringraziare tutti gli autori per aver aderito fin da subito con grande entusiasmo e per essere stati anche relativamente puntuali con la consegna dei contributi. Il nostro obiettivo era arrivare a oggi con questo volume fisicamente in mano, ce l'abbiamo fatta, il volume è arrivato qui in istituto, quindi questo anche grazie a voi. Per non rovinare ulteriormente la sorpresa, che in parte è rovinata, non entrerò troppo nel merito dei contenuti di questo lavoro, anche perché questa non può essere ovviamente una presentazione. Dico solo che abbiamo cercato un po' di articolarlo seguendo quella che è stata la struttura della ricerca e della didattica anche del nostro festeggiato. Prima di lasciare la parola a Monsignor Dell'Osso, permettetemi una brevissima annotazione personale, insomma, oggi è un giorno di festa. Devo dire che tutti abbiamo avuto grandi maestri, io ho avuto la fortuna di averne ben due e oggi mi sento doppiamente fortunato perché entrambi i miei maestri, Filippo Vergola e Marco Valenti, sono in questa stanza e desidero ringraziarli per essere stati i maestri che sono stati. Grazie. Allora, il volume, veramente il merito del volume va al dottor Castiglia, che davvero con tanta precisione, pazienza, seguito, come voi sapete, mettono il segretario perché devo solo controllare la parte amministrativa, e cioè che non si sfori con la parte economica e con i contributi. Però volevo dirti, caro Filippo, ecco, un grazie anche a nome di coloro che lavorano nella segreteria e del personale, che hanno ringraziato il rettore, gli studenti, però anche gli addetti della segreteria. Tu come rettore e anche poi come decano ti sei avvalso del lavoro della segreteria, e quindi i dipendenti e anche i segretari che si sono avvicendati in questo incarico ti devono ringraziare. Anch'io ti ringrazio, questo è il mio decimo anno, penso un po', quindi dei 52 anni, gli ultimi 10 che abbiamo passato insieme, e sei stato sempre una persona molto, come dire, matura, molto presente, quindi grazie di cuore. Non intervengo più a nome mio, e ho pescato delle mail
decine e decine di persone a cui non, non rispondo, e quindi come ogni scelta è drastica. Allora, ho scelto due testimonianze isolate, una dalla Sardegna, che in Corsica chiamiamo Isola Sorella, ed è Franco Campus. Carissimo professore, tanti la festeggeranno a dovere, io, uno tra tanti, le giuro che vorrei essere qui. Ma impegni familiari fondamentali mi impediscono di esserci, e l'isola è sempre l'isola. Mi avevano detto che ci sarebbe stata diretta, ma leggo che non è possibile. Non so se sei connesso un minuto, sei avuto la mente, comunque va bene. Quindi per ora non mi resta che salutarla da qui, dal libro del suo onore, al quale ho avuto l'onore di partecipare. Molti sono professori, pochi. Breve. Dalla Sicilia, Valentina Colli, mi parlo di anni pregressi così lunghi. Congratulazioni, profetto, le sue lezioni restano impresse nella mia mente e il suo esempio nel mio cuore. E dal continente, non so se poi riuscite a arrivare, Marco Martignone, non è arrivato. Da Bologna, accento, complimenti professore, la sua umanità mi ha dato la forza di continuare i momenti. Grazie al suo insegnamento e esempio sono la persona e l'insegnante che sono ora. Spero molto di esserci per salutarsi, per il lavoro per gli altri. E spero che i colleghi venuti da lontano presenti si associno a due libri che ho pescato dell'amico Guido Vannini, carissimo Filippo, in realtà conoscendoti un nuovo inizio, quando raramente stima profonda e affetto sincero. E quindi vi ringrazio tutto, ringrazio chi è venuto da Siena, da Firenze, da Genova, da Chiesa, da Palermo, da Ferrara, da Cassino, da Kent e qualcuno mi sa anche da Roma. Grazie a tutti voi, spero di aver dimenticato nessuna delle città di provenienza e mi scuso con tutti quelli che ho citato. E adesso caro professor Pertola, grazie per aver creduto e continuare a credere nei futuri giovani archeologi. E come Diocleziano, dopo aver abdicato, si goda la sua grappa, che c'era allegata una grappa, e di riposo meritato. Le pontificie, ragazzi. Oh.